Allora, buonasera a tutti, ben arrivati a Cordoba. Caldo tremendo, l'autostrada è da Huelva fino a qui comoda, gratuita come gran parte delle autostrade spagnole, e alloggiamo in questo hotel che è dietro alle mie spalle, un 4 stelle, con prezzi in questo momento dell'anno, visto che Cordoba non è una città molto turistica, ottimi, e vicinissimo all'autostrada con parcheggio. E adesso, se tanto, ci resta che andare a cena e iniziare a vedere qualcosa di Cordoba. A dopo. Beh, sono arrivati gli antipasti. Questo è il famoso salmorejo, vi diremo com'è, e questo è tipico di qua e si chiama flamenquin. Manu, aprilo, vediamo come dentro. Dovrebbe essere una specie di cordon bleu artigianale. Esattamente. Bene, a provare. Bene, sono arrivati anche i secondi. Questa è presa iberica alla piastra. Maiale fritto, tanto per cambiare. E gamberoni in padella, questi, giusto? No, come sono? La griglia, le teste sono state fritte e sotto c'è una salsa di crostacei. Muy bien. Oh, proprio carina comunque, dai. Nella via dei fiori, si chiama così, la strada dei fiori. Vediamo dove ci porta la strada dei fiori. Mi aspettavo più fiori. Ma tu non ti aspettavi pure più fiori? Cioè, la via dei fiori. Qualche fiorellino in più, sì, però. Sono contento di quello che c'è. Allora ragazzi, scusate, c'è poca luce, però l'illuminazione è quello che è. Allora, come avete visto, siamo stati in giro per il centro di Cordoba e diciamo il fulcro della città lo troviamo appunto nella moschea, quella che qua chiamano la meschita, che da quello che abbiamo visto è stata convertita, poi correggetemi se sbaglio, in una chiesa. E alle nostre spalle invece potete vedere quello che è il Ponte Romano, altro monumento emblematico della città di Cordoba. E niente, finiamo la nostra passeggiata, ce ne torniamo verso il nostro hotel e già ci vedremo domani. Buonanotte a tutti. Buonanotte.